I rumori assurdi. Buonasera a tutti, sono Luigi Onaraku. Se preferite, benvenuti nell'ultimo video, almeno finché non trovo Super C17, riguardante Broly 50 stamina. Ultima run! E questo Broly andrà a tour. Purtroppo, e mi fa male, non è il team con cui avrei voluto fare l'ultima run. Non trovo un emerito nulla riguardante altri Broly. Portate il team giusto? No, ho anche sbagliato il team, fantastico. Ok, nell'affretto ho anche sbagliato da portare un PG del team. Comunque dicevo, non ho trovato altri Broly tour amici, quindi andiamo con un team Broly rosé. Ed è anche quasi finito lo spazio di archiviazione. Un secondo. Che bello i danni. Rieccomi, sto trasferendo il file. Dicevo, ho anche sbagliato a portare il team perché quel Bio Broly non dovrebbe esserci in questa versione del team. Ci sarebbe dovuto essere Merg Zamasu, in quanto se giochi Rosé e Black, allora Merg dà ancora senso di esistere ed è un ottimo PG. Dicevo, versione con l'LR, non si trova un Broly, sono 4 giorni, quasi 3 giorni, 4 giorni che sto farmando sto cavolo di robo, non ne potevo più, quindi mi sono detto, oh, ragazzi, portiamolo così. Nel caso perdo, che comunque è una possibilità, dato che è la prima volta che utilizzo seriamente questo team, da quando ce l'ho, prima utilizzavo unicamente altri generi, vediamo un pochino. Di sicuro Broly te non rimani in quella postazione, ma neanche a pagamento. Se incontro un nemico solo, quindi è boost della difesa. Andiamo così. Dicevo, quindi dovremmo avere leggermente qualche problema. Forse nella fase 3 e 4, non ne sono neanche sicuro. Non siamo messi malissimo, diciamolo, non siamo messi malissimo. Non siamo neanche messi alla modalità divina, però Bardock già fa il suo lavoro. Vi ricordo che Bardock è SA8, Bardock è SA8, mentre Broly è SA10. Il rosé amico, in realtà, ragazzi, ora che ci penso, non ho neanche visto com'è il Merg Zamasu e il rosé amico, quindi lo andiamo a vedere adesso perché volevo semplicemente andare avanti. Bardock e si afri completa, se non erro mi sono ricordato di pompargliela al massimo. Mi sa che qua però Broly, fatemi controllare un attimino come è messo sto rosè. Ah, SA20 Ability Free, ok. Così il team è molto divertente da usare. Lo vedrete anche voi adesso. È una versione per me forse più stabile rispetto a un team doppio Broly. Forse quindi mi vedrete utilizzare molto più spesso una versione Broly rosé rispetto a una versione only Broly, anche quando lavoro a tour, per un semplice fatto di averlo stabile. Il team pecca un pochino di difesa nella sua versione normale, quindi lo reputo forse anche inferiore. Tanking forse un po' inferiore all'extreme, al super fisico. Però nel momento in cui metti un amico LR, quindi senza l'LR dentro, riguadagni abbastanza. Non sono tanti danni, ma non ha boost, non ha link in questo momento, quindi ci può stare. Dovrò provarlo seriamente. Ha anche subito pochi danni in realtà. Un Golden Freezer che prima o poi maxerò. Prima o poi, non chiedetemi quando, non chiedetemi come, ma prima o poi verrà maxato. Piccolo che se ne rimane per l'ultimo turno in rotazione. Dovrei cercare o sperare che esca un nuovo buffer tech extreme, oppure trovare se al second. Purtroppo il secondo buffer in alcuni team è un po' un problema avercelo. In altri è una cavolata, in alcuni è un po' un problema. E andiamo. Bong. Perfetto, 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 perfetto. Fase 2, zero problemi. Anzi, la fase 2 ci aiuta una marea a buildare alto il nostro carissimo. Qua è un po' un problema soltanto lui. Ci aiuterà a buildare parecchio il nostro carissimo Rosé. Andiamo pesanti con la 24, con la 18 key. Lanciamo anche con Super C17 SA1, ragazzi.
Non ho aspettato ad averlo SA 10 per il semplice motivo che voglio tenermi da parte le 9 copie per portare. Per portare gli altri. Ha fatto pochi danni, ma aspettavo decisamente più danni. Però non dovremmo subire nulla. Non fa un granché di danno. E siamo a più di quanto avrà di stats all'interno del suo team. Lui ora è incentrato unicamente sull'attacco perché ci sono due nemici. E ability 0, ragazzi. Non ho abbastanza orb per iniziare a potenziarlo in ability. Però ce l'ho tutto sbloccato almeno, quindi qualcosina c'è. Bella. Bella che linkano così bene. Non farai tanti danni, ma chi se ne. T'ho potenziato l'healing per situazioni simili. E andiamo. E anche la fase 2 dovrebbe finire abbastanza easy. Abbastanza easy. È molto ta più tankoso di quanto possiate immaginare come team. Se mettete Golden Freezer Tech perché non lo avete completo, esce fuori un bel team tankoso, escluso Broly. Escluso Broly, quasi tutti gli altri riescono a tankare decentemente, quindi non è brutto come team. Proverò nei prossimi giorni, spero, la versione completa, quantomeno il tour LR, nel farming delle medaglie di Nappa, in modo da portarvi una bella build del team il prima possibile. Ok, è qua. Qua non me la sento assolutamente di rischiare. Abbiamo di 18 ki per avere altri 6 turni. Non dovremmo far danno però, mi pare, perché non abbiamo nessuno con riduzione di difesa, a meno che non arrivi a talmente tanti danni, Rosé, da ovviare il problema. Però in questa fase potrebbe essere necessario un. È bello però, dai, è carino. È arrivato a tanti danni, ma niente di eccezionale. Golden, abbastanza importante in sto fase. Se non sbaglio, lui riduce la difesa. Ha fatto critico, non lo saprò mai. L'ho sbagliato a buildare all'inizio Golden, non sapete quanto rabbia mi ha fatto appena visto. Davvero, ci sono rimasto davvero male che ho sbagliato a buildarlo. L'ho buildato critical additional, mentre dovrebbe essere critical evasione. E vabbè, sono quegli errori che ogni tanto si fanno. Sto turno è bruttarello. Lancio un Whiz che mi sono dimenticato di cambiare con lo Yamma. Vengo dai 30 minuti dell'Extreme Int che vedrete prima o poi. Non vengo da una rambella, purtroppo. Sono stati pesantini, diciamolo. Non è stata proprio la cosa più bella che si poteva fare. 149 con Whis, debuff la difesa, difesa alta, infiniti danni. Difesa alta dovrebbe bastare. Salvo comunque il primo attacco non sia una special su Bardak, dovrebbe bastare. Ok, andiamo. Ok. Debuffa la difesa. Broly dovrebbe iniziare a far danno serio perché anche lui debuffa pesantemente la difesa e ha Great Lower. Quindi dopo questo attacco dovremmo iniziare a far davvero male. Chiudiamo al prossimo turno con Rosé e Zamasu molto probabilmente. Io continuo a non vedere tutti questi difetti di difesa che sento tanto dire in giro riguardante il PG. Non so voi, ma. Ok, c'era Whis, però l'abbiamo visto anche gli scorsi turni. Non mi pare tutto questo. Oddio, è ingiocabile in difesa. Penso che molti non abbiano ancora capito che diventi ingiocabile in difesa quando miri a fare le nuke. Ma quando ti inizi a beccare i potenziamenti utili, quindi quelle 4-5 orb medie, basta e avanza. Andiamo. Questa special mi piace un casino. La preferisco molto a quella 18 ki. Ah, ok, pensavo chiudesse. Vabbè, non riceviamo comunque danno, quindi fotte nulla. Andiamo dal signor Ottotech, che penso partirò con un Ghost Usher per avere la certezza di vincere.
Per i danni di Broly, naturalmente, come ho detto nel video Extreme, ma non so quale video uscirà prima. Ciao Torkal. Non so quale video uscirà prima. Ricordatevi che fa danno basso anche per il motivo che non ha il link Radiant War. Radiant War Super First Battle. Aspettate un attimo. Ah no, ok. Ha scritto là, che forse non si vede neanche. Allora, qua sì, direi che andiamo di Ghost. Broly Tech vorrei affrontarmelo con il nostro carissimo Golden Freezer di quartiere. Se possibile. Qua mi basta debuffarlo. I due debuff basta, ne avanzano per riuscire a fare qualcosa di davvero interessante. Sono le 8, devo anche andare a cucinare. Naturalmente il primo attacco non gli farà nulla. Broly dovrebbe già iniziare a fare i 200-300.000 danni, penso. No, molti meno. Ok, mi aspetto un pochino più di danni, ma va bene comunque. E andiamo qua. Ok. Così. E qua lanciamo la 24. Che è la cosa che mi interessa. E qua lanciamo la tua di specie. Va benissimo. Tanto i danni saranno 0. E lui dovrebbe essere ormai nella cerchia dei... No, ancora difesa. Vabbè, con Bardock al prossimo turno glielo azzeriamo. Questa cosa dovrebbe fargli almeno 300-400.000 danni. No, gliela fate leggermente di più. Vuol dire che ha difesa ridotta al... Aia! Questo farà male. Non tantissimo, per il semplice fatto che hanno una difesa che non sta né in cielo né in terra, i due. Hanno tanta, tanta, tanta difesa. Ma guarda, Dokkan. Dokkan di Bardock anche. Qua è carina. Qua è carina la situazione col Dokkan di Bardock. E qua io ho scazzato malamente con Eiki da prendere. E qua ho scazzato malamente quei chi da prendere, ma chi se ne. L'importante è il Dokkan di Bardock che dovrebbe bastare avanzare ad annullargli quel poco di difesa che gli è rimasta ai tizi. Ah, intanto d'attacco è ridotto malissimo già, Cioè in attacco è già un colabrodo. Ho messo anche la difesa di Bardock però, Quindi. Quello in basso a sinistra cos'è? Il 4? Ok, che l'ho sbagliato. Il 5 non ho capito come mai l'ho sbagliato. Però vabbè, non è un problema. L'importante è che entri il debuff. Tanto prossimo turno con gli LR lo chiudiamo male. Peccato non l'ho buttato con doppio Broly. Ci saranno occasioni a partire dal prossimo boss di vedere Broly in azione. O magari se devo rifarmi qualche 50 stamina. Ok. Ora Broly dovresti far danno pieno, dato che comunque è il secondo Great Lower Defense che si becca. Perfetto. E ora tranquilli chiudiamo con gli LR. Cioè, avete notato, 22.000, comunque il team riesce ad autosostenere la bassa difesa di Broly. Non è come ho sentito dire a oltranza che non ce la fa. Cioè, se c'è un debuff continuo al nemico, che anche se Broly arriva ad avere difesa bassa, riesce a sostenere i danni. Per questo non gli ho dato valutazione totalmente negativa alla difesa, ma gli ho dato anche un 7. Perché in base al team, il team è molto difensivo, come vedete. Lo buildate con due PG che fanno danno alto, 3 contando Bardock, e il resto sulla difesa. È molto più difensivo di come si poteva immaginare un PG come Broly. È un team molto fatto per colpire al momento giusto, diciamo. Comunque questo è il team.
E ora, ragazzi, questo lo faccio in live proprio, quindi 2 secondi e vedrete. Ragazzi, sono stati giorni lunghi, molto lunghi. C'è poco da dire, ma finalmente posso premere questo tasto. Cioè, è stata la rottura di scatole. Anche perché qualche run, dopo farne 20 in un giorno, l'ho anche persa. Ma proprio perché ero esausto da continuare a farle. Una rottura di scatole assurdo, ma finalmente, finalmente. Broly, va. Oh, signore mio. E Goku Super Saiyan 3 è peggio. Cioè, spero di non trovarlo davvero a sto punto. Comunque, eccola voi. Broly Tour SA10. Quindi, ragazzi, grazie per avermi seguito. In descrizione i vari link. E noi ci vediamo al prossimo 50 stammi. Anche se voi in realtà vedrete altre run, perché questa qua probabilmente la pubblico domani. Perché voi fai vedere il team, ma vedrete altre run, vi farò vedere di sicuro il super fisico che ancora non avete visto e anche l'extreme per farvi soffrire come ho sofferto io. Quindi grazie di tutto, noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Buona serata, giornata o quel che è, e in bocca al lupo per il Super Saiyan 4.